Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Anche questo mese è arrivato il momento della collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Io vi lascio come al solito in info box tutti i riferimenti, quindi il link del gruppo Facebook e i link di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione e vi invito come sempre ad andare a vedere anche i loro video. Il titolo questa volta è Testato per voi e nel mio caso a fianco avete notato c'è Bigodini Termici. Io ho scelto i bigodini termici, però magari altri canali hanno scelto prodotti diversi, quindi vi invito ad andare a vedere anche i loro video. Dunque, io ho scelto i bigodini termici perché mi hanno colpita tantissimo nelle loro caratteristiche, soprattutto perché sono termici, ma non serve l'elettricità. Quindi è una cosa che mi ha colpito. Io sono andata su Amazon, ho visto che costavano più o meno 16 euro, quindi mi sembrava un prezzo abbordabile e ho provato a comprarli perché quando li ho visti ho pensato io devo provare questa cosa. Vi lascio giù in info box il link per andarli ad acquistare direttamente su Amazon qualora vi interessasse. Questa è la confezione, quindi questi sono i bigodini e io ve ne faccio vedere adesso uno solo per farvi vedere le caratteristiche. Questo è il bigodino, come vedete c'è sopra una retina, nel mio caso è rosa, ma se volete c'è anche blu. Questa si può togliere, quindi vi rimarrà questa e il corpo del bigodino, che è questo qui bianco. La caratteristica è che questi bigodini all'interno hanno un liquido che una volta inserito nell'acqua in ebollizione trattiene il calore. Quindi la cosa è semplicissima. Voi dovete far bollire l'acqua, spegnete il fuoco, inserite solo la parte bianca, quindi togliete questa, inserite la parte bianca all'interno dell'acqua per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Poi togliete i bigodini dall'acqua bollente, ovviamente è inutile che io lo dica, però usate una pinza perché si tratta comunque di acqua bollente, li asciugate e li utilizzate. Però andiamo con ordine perché io in questo video voglio farvi vedere proprio come si utilizzano, quindi diciamo che facciamo un po' una specie di tutorial. Per prima cosa li faccio bollire in acqua per 10 minuti. Questa è la prima fase. Come vedete, ho inserito all'interno dell'acqua bollente i bigodini. Li lasciate così per circa 10-15 minuti e poi li andrete ad estrarre con una pinza. Io ho tolto i bigodini dall'acqua e come vedete non mi sto bruciando perché pur essendo tiepidi, pur sentendo il calore, non bruciano assolutamente. Quindi la particolarità di questi bigodini è che il liquido interno trattiene il calore, ma all'esterno l'oggetto comunque non brucia, quindi potete tranquillamente toccarlo senza ustionarvi. Adesso però andiamo a mettere i bigodini, ve ne farò vedere due o tre e poi ovviamente ci vediamo per il risultato. I bigodini sono molto semplici da usare perché sono bigodini normali, quindi voi dovrete avvolgere il capello sul bigodino e poi chiuderlo con questa retina rosa. Andiamo subito a fare una prova. Dunque, io prenderò una ciocca di capelli abbastanza sottile perché vorrei dei boccoli un pochino più definiti. Quindi mi avvicino sperando che vediate bene, ovviamente andate a mettere la punta in modo che rimanga coperta e semplicemente arrotolate la ciocca di capelli sul bigodino. Poi con questa retina andate a fermare il capello in modo che non cada, quindi vedete che rimane appeso. Poi prendo un'altra ciocca di capelli e faccio lo stesso lavoro, quindi la punta la chiudo all'interno, arrotolo semplicemente e vado a chiudere con questa retina. Sono molto veloci da mettere e anche molto comodi e come vedete rimangono comunque sulla testa. Adesso con questa immagine super fashion vi posso dire che i bigodini sono bastati perché comunque hanno ricoperto tutta la mia ampia chioma, non ho delle ciocche volanti, quindi il numero diciamo che andava bene, la confezione era giusta. Vanno tenuti in posa circa 10-15 minuti, tenete presente che più li tenete e più il boccolo sarà definito. Non rovinano il capello, quindi state tranquilli perché è un calore molto tenue, praticamente rilasciano il calore grazie al vapore, quindi poi il boccolo sarà definito in modo naturale senza rovinarsi perché non è come la piastra, non è come il ferro, quindi non raggiungono queste temperature così alte. Quindi noi ci rivediamo più o meno fra 10-15 minuti e vediamo quale sarà il risultato.
Sono passati 15 minuti, io ho tolto i bigodini e questo è il risultato. Come vedete, i capelli sono leggermente più mossi, vedete che c'è un po' di piega, però non è ovviamente un boccolo definito come quello che viene quando utilizzo il ferro oppure la ricciacapelli. Questo è un metodo un po' più naturale che però dà una piega che secondo me è naturale. Quindi se volete i capelli leggermente mossi, senza andare a fare troppe definizioni particolari, può andare anche bene, quindi è una recensione tutto sommato positiva perché i bigodini costano 16 euro. È comunque un metodo naturale, semplice da utilizzare, quindi ci può stare, insomma. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi bigodini e se li avete mai utilizzati. Io vi invito ad andare a vedere anche gli altri video, trovate tutto giù in info box. Vi invito anche ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.